Oggi presso la Camera di Commercio di Roma viene siglato un accordo molto interessante tra ANBI e ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Questo accordo riguarderà la gestione del territorio, perché oltre il 16% del territorio italiano tutto viene classificato ad alta pericolosità per frane e alluvioni. E allora dall'intervista adesso cercheremo di capire che cos'è questo accordo, che cosa comporta e soprattutto quali strumenti verranno utilizzati per la gestione del territorio. Presidente, che protocollo è? Quali strumenti avrete? Sono strumenti importanti per innanzitutto collaborare con i comuni e con i territori, comuni che sono sempre più purtroppo in difficoltà nel riuscire a spendere delle risorse che hanno a disposizione, e come mondo dei consorzi di bonifica vogliamo essere quegli enti sussidiari che danno risposte ai comuni, quindi alle istituzioni, ma soprattutto ai territori e ai cittadini che vivono sopra. Con questo protocollo andiamo a consolidare oltre 900 convenzioni che abbiamo come consorzi di bonifica con tutti i consorzi, con tantissimi comuni italiani, ma soprattutto vogliamo andare a ragionare, a condividere con i comuni quelle che sono le strategie per la sicurezza territoriale di fronte ai cambiamenti climatici, e se riusciamo a dare la possibilità di riuscire nel miglior modo possibile, facendo delle sinergie, a spendere quelle grandi straordinarie risorse che il PNRR ha messo a disposizione del nostro paese, che non possiamo permetterci il lusso di non spendere, ma soprattutto di non spendere bene. Quindi quello che noi stamattina andiamo a fare è consolidare un rapporto storico che abbiamo con un'istituzione così importante come sono i comuni, che siamo rimasti insieme a loro l'unico sportello a risposta dei cittadini rispetto al tema del dissesto geologico. La risposta dei comuni del centro-sud? Una risposta importante, perché sono proprio loro i comuni che sono più in difficoltà, e trovando consorzi molto spesso strutturati con ingegneri, con stazioni appaltanti e soprattutto con capacità di progettazione che riescono a dare delle risposte su un tema così importante come quella della sicurezza territoriale in un territorio martoriato dai cambiamenti climatici, ma anche dall'abusivismo edilizio e soprattutto da un consumo del suolo che ancora oggi ci stiamo permettendo in un paese fragile come il nostro paese. Allora, buon lavoro. Grazie. Direttore, sempre nelle interviste lei parla del problema del territorio italiano, che si trova tra problemi di siccità estrema, però poi alluvione e frane che distruggono il territorio. Questo accordo cosa potrebbe cambiare? Due soggetti, espressione forte di sussidiarietà, soggetti dal basso, partecipati direttamente dai cittadini, due soggetti che applicano il federalismo fiscale nei tempi del PNRR, cioè nel momento in cui alcuni di loro, nello specifico alcuni piccoli comuni, stiamo pensando a quelli soprattutto della montagna, e hanno avuto risorse da parte dell'Europa, appunto in conseguenza della pandemia. Io credo che questo sia il momento giusto per una collaborazione ancora più forte nell'interesse complessivo del paese, del territorio, della sua sicurezza. Ecco, oggi l'elemento centrale è questo. Signor Sindaco, che accordo è? È da parte dei comuni italiani. Ecco, quanta voglia c'è veramente di cambiare con questi strumenti nuovi, di cambiare l'assetto del territorio? Ma soprattutto c'è voglia di collaborazione, perché c'è bisogno di collaborazione. Il PNRR è vero che darà tante risorse ai comuni, è anche vero che tantissimi comuni italiani, specialmente quelli più piccoli, hanno difficoltà poi a spendere queste risorse, perché hanno poche capacità tecniche a livello di numero di dipendenti, quindi fanno fatica a metterli a terra. Questo tipo di convenzione, e quindi la possibilità di avere anche dei tecnici ANBI per progettare e mettere a terra queste risorse, è un valore aggiunto, soprattutto in un'Italia che ha problemi idrogeologici, che ha problemi di frane, che quindi ha problemi di territorio e sui quali c'è bisogno di investire. Il Comune di Roma spesso si è trovato a dover far fronte a problemi di frane, il Tevere che poi fa danni quando è in piena, e poi problemi anche di siccità. Ecco, che strumenti avrete con questo accordo? Allora, intanto questo accordo è importante per noi, perché lo ricordava bene lei, quando tu hai il comune più esteso d'Italia con due fiumi e il mare, che due fiumi che lo attraversano, e il mare, perché noi ce lo scordiamo sempre, ma Roma ha il mare, e quindi i fiumi che vanno al mare attraversano la città in pieno, capite che per noi diventa un tema fondamentale
inserire Roma in questo contesto. Oggi lo facciamo da, diciamo, padrone di casa assieme a Camera di Commercio, però lo facciamo come un'amministrazione che negli anni ha avuto su queste tematiche, secondo me, troppa poca attenzione, e che invece da adesso pone l'accento, la mia presenza qui è per questo, pone l'accento su queste questioni, perché, diciamo, la questione del dissesto idrogeologico non è solo una questione di attualità della quale piace parlare al telegiornale, ma è una questione vera che chi amministra le città si pone sempre, si deve porre per affrontare. E quindi è arrivato il momento, non si può né fermarsi né tornare indietro, altrimenti l'Italia soffre sempre di più per frane e alluvioni. Sarebbe antistorico, lo dicono i dati, guardate, ripeto, chi fa l'amministratore deve fare i conti con le cose che esistono e non con quelle che si raccontano. La verità è che noi ogni giorno siamo nella condizione di avere dentro la città aree allagate piuttosto che aree a rischio, neanche sismico, a rischio di frana, che è una cosa diversa, e su questo noi dobbiamo essere nella condizione di avere degli strumenti. Come di Roma, l'ho detto prima, questa cosa l'ha sempre tralasciata o comunque non gli ha mai dato l'attenzione che meritava, avendoci però gli strumenti, e invece questa volta con questo protocollo secondo me siamo nella condizione di mettere a sistema il meccanismo. Oggi viene firmato un protocollo interessantissimo qui presso la Camera di Commercio. Perché questa sua adesione a dare ospitalità per la firma di questo accordo? Ma ci troviamo in tempi importanti. Molte cose stanno cambiando, molte cose che noi davamo per scontato non sono più scontate. Questa è la grande lezione della pandemia. Alcune cose che prima erano importanti adesso lo sono meno, alcune cose che consideravamo non importanti oggi sono invece importantissime. Tra queste c'è sicuramente l'acqua. L'acqua che noi diamo per scontata, perché siamo in un grande paese che ha avuto la fortuna di avere tanta acqua a disposizione, però adesso ci stiamo accorgendo che con i cambiamenti climatici l'acqua comincia a diventare una risorsa scarsa, un elemento importantissimo non soltanto per la vita delle persone ma anche per lo sviluppo economico. Per questo è importante che di questo importante tema si discuta nell'ambito di una Camera di Commercio. Ministero Politiche Agricole, oggi qui, che cosa, come considera questo protocollo che viene firmato? Beh, l'agricoltura è spesso accusata di essere un grande utilizzatore di acqua, in effetti è vero perché i volumi che vengono utilizzati sono molto ampi, però è un'acqua che viene restituita al territorio e all'ambiente, quindi non è una dissipazione di un'acqua che non viene restituita, e quindi partecipa ad un processo naturale, e l'agricoltura, il Ministero in particolare, da anni è coinvolto in investimenti molto importanti, tutti rivolti alla riduzione dell'uso dei consumi, alla razionalizzazione dei sistemi di distribuzione, all'eliminazione del problema delle perdite. Quindi tutti gli investimenti che facciamo, e sono tantissimi, utilizzando diversi strumenti finanziari, da ultimo quelli messi a disposizione dal PNRR, quindi con regole e strumenti nuovi, sono tutti finalizzati a aumentare la capacità di trattenimento dell'acqua piovana, quindi di acqua di scarsa qualità, che poi possa essere messa a disposizione del sistema produttivo, in questo caso agricolo e non solo, e messa a disposizione in condizioni anche migliori rispetto a quella che è stata messa a disposizione del sistema. Dal suo osservatorio, comuni Nord Italia, Centro Italia, Sud, isole, quali sono i più virtuosi? Diciamo che il territorio è molto variegato, quindi abbiamo soluzioni completamente diverse. Noi abbiamo come interlocutori non i comuni, ma i consorsi di bonifica e le associazioni di irrigazione, che poi a loro volta si interfacciano con gli enti locali, in particolare con i comuni, le province e le regioni. Abbiamo esempi di grande efficienza al nord e al sud, e questo è un tema di grandissima importanza, perché la gestione corretta di un bene prezioso come l'acqua è direttamente collegato all'efficienza delle strutture di gestione che intervengono, sia come interlocutore dell'amministrazione nazionale che eroga fondi, sia come interlocutore dei vari operatori locali, per noi il mondo agricolo, a cui l'acqua deve essere destinata. Quindi è importante investire sull'efficienza della governance di questi soggetti, perché poi da lì dipende l'efficienza della gestione delle risorse, in questo caso dell'acqua.
Ed ecco quindi un accordo che impegna ANBI ed ANCI ad assicurare la manutenzione preventiva del territorio perché si è ridotto il rischio idrogeologico che periodicamente procura danni spesso irreparabili. Inoltre ANBI e ANCI intendono rafforzare il rapporto tra comune ed enti preposti alla salvaguardia del territorio per la difesa idrogeologica dell'intero Paese. Percorso Green Line Tours per assaporare il meglio delle tradizioni gastronomiche della cucina romana e italiana in collaborazione con Italy Destination Italy. L'ex Terminal Ostiense, oggi Tempio dell'Agroalimentare, il capolinea del servizio turistico Sightseeing in modalità Hop on Off, che nasce come alternativa ai circuiti turistici più classici che transitano nei punti di maggior richiamo di Roma, portandoci in zone affascinanti e alternative rispetto ai percorsi più tradizionali, con destinazione finale il luogo che raccoglie il meglio dell'enogastronomia italiana di qualità, Italy Roma. Oggi è finalmente, dopo un lungo lavoro, è partito un progetto da cui appunto lavoriamo da molto tempo, un progetto importante che vede protagonista Green Line e in partnership con Italy. Questo progetto è un progetto che nasce dalla forte volontà di Green Line di arricchire l'esperienza turistica dei nostri passeggeri. L'Italia più in generale e quindi anche Roma sono anche note per le loro ricchezze enogastronomiche e quindi con questo servizio noi, oltre a offrire ai nostri passeggeri la possibilità di visitare la città, i propri monumenti e tutte le sue bellezze, avranno alla fine di questo percorso un'opportunità straordinaria e unica, quella di poter vivere un'esperienza enogastronomica immersiva, e questo solo, ce lo poteva dare solo Italy. Progetto che parte in realtà da lontano, a cui stiamo lavorando da circa un anno, in un periodo difficile come ben sappiamo, e oggi vediamo effettivamente il coronamento di questo duro lavoro di questo anno. E è un progetto molto interessante, riteniamo, che porterà i turisti che ci auguriamo che nei prossimi tempi torneranno a popolare le strade della nostra città, quindi un messaggio di speranza. Lo porteranno un po' al di fuori di quello che è il circuito classico del turismo più battuto in città, no? Quindi oltre ai luoghi storici che tutti conosciamo della nostra fantastica città, questo tour li vuole portare all'interno di un quartiere al quale siamo molto legati, perché riteniamo che abbia molto da dare a livello sia culturale ma anche dal punto di vista gastronomico. Opportunità che si apre per portare
il turismo della nostra città e soprattutto i circuiti in qualche modo internazionali, a conoscere una parte di Roma che rientra finalmente a pieno diritto dentro le bellezze della nostra città da far conoscere all'interno del mondo. Ma Garbatella è un quartiere storico ricco di bellezze dal punto di vista urbanistico, ma soprattutto che si ricollega a un sistema culturale che va dall'Appia Antica fino al fiume Tevere e quello che è il pezzo dell'archeologia industriale della nostra città. Il commissario europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca ha espresso in commissione la necessità per l'Unione Europea di elaborare una strategia ambiziosa per il tessile sostenibile. Il settore tessile ha importanti effetti sul nostro clima e sul nostro ambiente. E in effetti il consumo di tessuti è una delle quattro principali pressioni della catena di approvvigionamento sull'uso delle risorse, sull'uso del suolo, sull'acqua e sulle emissioni di gas serra verdi come catena del valore. Esercita un'enorme pressione sulla biodiversità. Molte sostanze chimiche pericolose sono ancora utilizzate nei prodotti tessili e una quota considerevole della microplastica rilasciata nell'ambiente può essere fatta risalire alla fonte. Buttiamo via i vestiti più velocemente che mai e li usiamo per periodi di tempo sempre più brevi e la maggior parte di loro finisce in discarica o incenerimento in tutto il mondo. Meno dell'1% di tutti i tessuti vengono attualmente riciclati in nuovi tessuti. Dobbiamo incoraggiare e sostenere il settore e fare meglio. Entro fine mese, come annunciato nei piani d'azione dell'economia circolare, la Commissione adotterà una nuova strategia per i tessili sostenibili e circolari. Sarà una strategia per rafforzare l'innovazione e ridurre l'impronta ambientale. Una strategia per aumentare il mercato dei tessili sostenibili e circolari. Una strategia per aumentare il riutilizzo e la riparazione dei tessili. Promuovere i modelli di business circolari e affrontare il fast fashion. Una strategia che può aumentare la competitività delle industrie tessili sostenibili. Vogliamo che i tessuti siano più durevoli, riciclabili e più facili da riutilizzare, riparare e aggiornare. In questo modo si ridurrà il consumo di risorse. Allunghiamo la vita dei prodotti tessili e incrementiamo il recupero di materiali e componenti pregiati. Ma un design più sostenibile e circolare da solo non basterà. Dobbiamo ridurre tutti insieme i consumi, in particolare nel settore della moda. Ed è per questo che riteniamo particolarmente importante aumentare l'adozione di nuovi modelli di business. Questi includono ad esempio modelli più circolari, come riutilizzo, rivendita, riparazione, produzione su richiesta. Nella nostra iniziativa sui prodotti sostenibili proporremo un altro potente strumento che sarà utile per i tessili, il passaporto digitale, che migliorerà l'accesso alle informazioni su caratteristiche del prodotto.